Cari amici, benvenuti a quest'altro appuntamento con pillole di storia dell'arte. Beh, che dire, oggi parliamo di un orgoglio personale, bolognese, un orgoglio italiano, un orgoglio anche a livello internazionale e mondiale. Parliamo del pittore, incisore Giorgio Morandi. Lui appunto è bolognese, io sono bolognese e quindi è un grande orgoglio per me sapere che un artista come Morandi è esposto tuttora in tutto il mondo. Dunque, lui appunto è bolognese, nasce nel 1890, primo di cinque figli, fin da giovanissimo, fin da 15 anni comincia a dipingere e dimostra una grande predisposizione verso l'arte. Si iscrive quindi poi all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Gli ultimi 2 anni, insomma, c'è qualche frizione con i docenti perché lui già comincia a maturare una sua forte personalità artistica. Studia Cézanne, studia Picasso, ma adora ovviamente anche il passato artistico italiano, quindi va, come dire, a Firenze, studia Giotto, Masaccio, e poi la famiglia appunto va in villeggiatura grizzana e quindi lui lì comincia a dipingere appunto i suoi paesaggi sull'Appennino bolognese. Entra in contatto tra il 1913 e il 14 ovviamente con i futuristi, comincia a esporre, la sua prima esposizione è all'Hotel Baglioni di Bologna nel 1914. Diventa maestro elementare come insegnante di disegno, poi ovviamente fa la guerra e intorno al 1918 entra in contatto con la metafisica di De Chirico, di Carrà, anche se Morandi rimarrà sempre attaccato comunque al concreto, al reale. Ha un temperamento, come dire, anche molto riservato, molto calmo, e tutti i premi che riceverà lo metteranno, come dire, un po', sempre un po' in imbarazzo, suscitando anche ogni tanto qualche critica, e rimane sempre poi attaccato al suo studio di Via Fondazza a Bologna. Adesso c'è un museo, potete andarlo a vedere, che è una cosa meravigliosa, mozzafiato. Ovviamente lui è attaccato e non si fa perdere, non perde, come dire, ogni avanguardia che nasce, i vari movimenti sociali, quindi il movimento del gruppo del Novecento, la rivista Il Selvaggio, intorno tra il 28 e il 30 del Novecento espone alla Biennale di Venezia, riceve un sacco di premi ed espone appunto anche all'estero, per quanto lui praticamente non si sia quasi mai mosso da Bologna, salvo rare occasioni, quindi spedisce i suoi quadri da Parigi, a Berna, agli Stati Uniti. Nel 1930 viene conferita la cattedra di incisione all'Accademia di Belle Arti di Bologna senza concorso. La motivazione è per chiara fama, quindi veramente un lustro per la città, un lustro per l'Italia. Lui rimane appunto sempre ancorato al suo studio di Via Fondazza, come dicevamo, e muore nel 1964 appunto a Bologna. Perché cosa è famoso Morandi? Ovviamente Morandi fa un suo percorso, come abbiamo detto, quindi passa da Cézanne, dalla metafisica, ai futuristi, insomma, pian piano comincia a fare un suo percorso personale, come dirà spesso, e alla ricerca, come dire, dell'essenza delle cose. Lui è famoso per le bottiglie, ma non solamente le bottiglie. I paesaggi, il cortile di Via Fondazza, però come lui rimane molto attaccato alla realtà, ma la spoglia, cioè non c'è niente di naturale, tutto questo è solamente una evocazione della realtà, è una meditazione, diciamo, sulla natura degli oggetti quotidiani, che a volte lui stesso dipinge, cioè la bottiglia che lui ritrae spesso la dipinge lui stesso oppure la ricopre di gesso, non c'è la trasparenza naturale dell'oggetto, tutto è una evocazione e pian piano lui riuscirà ad arrivare sempre più a una sintesi delle cose, addirittura il formato sempre pian piano si rimpicciolirà per poi arrivare anche agli ultimi acquerelli dove il soggetto è quasi
irriconoscibile, quasi tutto rarefatto. Lui ha anche una grande mania, diciamo, che è la paura di ripetersi. Quindi ogni sua natura morta, lui cambia qualcosa, dipinge una bottiglia in un modo diverso, gli aggiunge un particolare, proprio perché dice non voglio ripetermi. E quindi lui dice che studia le cosiddette variazioni. Quindi ogni natura morta di Morandi è sempre diversa. Poi dipinge i paesaggi dell'Appennino bolognese, però non c'è mai la presenza dell'uomo. Si intuisce la presenza dell'uomo quando si vedono i campi coltivati, quando le case, come dire, le case diventano da abitazioni, diventano quasi dei cubi messe lì, e lui spesso i suoi paesaggi li mette in un riquadro, cioè lui costruisce una cornicetta di cartone e incornicia il pezzettino che vuole ritrarre e si concentra su quello. Quindi lui fa tutto questo percorso fino alla quasi totale rarefazione, la totale sintesi. Quindi è veramente un artista che dentro le sue nature morte, che possono sembrare all'apparenza delle semplici bottiglie, in realtà dentro c'è una grandissima poesia, proprio la poesia della natura morta e del suo attaccamento al concreto e a volerne percepire e trasmettere l'essenza in quanto proprio oggetti semplici, quotidiani. Concludiamo proprio con una sua frase, una sua citazione, nulla è più surreale e astratto del reale. Grazie per avermi seguito anche in questo appuntamento e grazie anche perché gli apprezzamenti ai canali social di Pillole di Storia dell'Arte stanno crescendo sempre di più. Quindi grazie mille. Se volete approfondire in lezione privata, trovate i miei contatti.